Prima di cominciare, dobbiamo fare un'ammissione. New Orleans non è come ce l'eravamo immaginata. Noi ci eravamo immaginati il quartiere francese come un ambientino chic, con le case eleganti, i balconcini in ferro battuto. E tutti questi elementi architettonici ci sono. Quello che non ci aspettavamo è che Bourbon Street, la via centrale, è completamente lastricata di clochard. Ce ne sono così tanti che non si riesce neanche ad aggirarli, bisogna saltarli. E ai barboni ci si aggiungono i turisti, ubriachi, che tra fluidi corporei e vomito in giro danno all'aria questo sapore croccante. Eh sì, diciamo croccante. Che poi la città ci prova a limitare i danni. Tutte le mattine passano i netturbini e lavano tutte le strade e anche i muri con l'acqua profumata. Però alla sera torna tutto uguale. Però non allarmatevi, non tutto il quartiere francese è così, solo una piccolissima parte. E anche in Bourbon Street basta svoltare un angolo e tutto cambia. Per fortuna. Ora che sapete cosa aspettarvi da Bourbon Street, che noi abbiamo ribattezzato Barbone Street, parliamo della nostra via preferita, Royal Street. Qui ci sono negozietti di oggetti vintage per tutte le tasche, dagli accessori più economici alle gallerie d'arte inarrivabili. Ci sono localini deliziosi e tutta la via sembra la New Orleans che immaginavamo vedendola in foto e sullo schermo. E a proposito di schermo, non possiamo che cominciare la nostra esplorazione dalla Lori Mansion, la casa dove visse la presunta serial killer Delphine LaLaurie. Questa ricca donna di New Orleans torturò e poi uccise, proprio in questa casa, un numero imprecisato dei suoi schiavi. La sua cuoca, che viveva incatenata alla stufa, cercò di suicidarsi per sfuggire al destino degli altri e nel farlo diede fuoco alla casa. All'arrivo dei soccorsi, la situazione diventò di dominio pubblico. E la Lori Mansion fu assalita da una folla inferocita. Le autorità cominciarono a indagare e Delphine fuggì dalla città e si riparò a Parigi, dove morì poco tempo dopo. Questa storia è stata portata sullo schermo nella serie TV American Horror Story Coven, con Kathy Bates nei panni di Delphine LaLaurie. E ovviamente la serie fu girata in questa elegante casa, che nel corso del tempo è stata perfettamente restaurata. Sempre parlando di American Horror Story Coven, se qualcuno di voi fosse curioso di vedere la vera Accademia Robby Show per ragazze eccezionali, vi basterà dirigervi verso il Garden District e cercare Buckner Mansion. Questa casa originariamente era così lussuosa da poter vantare ben tre sale da ballo. Del Garden District, però, vi abbiamo già parlato nel video itinerario sulle tracce di Anne Rice. Così torniamo nel quartiere francese. E ci dirigiamo immediatamente verso la stupenda Beauregard Cayuse, dove sono state girate alcune delle scene della serie TV Intervista col vampiro del 2022. Noi non siamo qui per quello, ma per alcune storie su questa casa che nel 1904 fu comprata dalla famiglia Giacona. I Giacona, il padre Pietro e il figlio Corrado, erano di origini siciliane e gestivano una rivendita di vini e liquori. Un giorno la Mano Nera, una nota organizzazione criminale, chiese a Giacona di pagare il pizzo e le cose andarono più o meno così. Corrado, tu ci devi pagare. Illustrissimi Mano Nera, soldi non ve ne do, però se volete gradire un bicchiere di vino. Hai capito? Tu ci devi pagare.
voglia favorire un altro bicchiere, via! Su, o si paghi o si ammazziamo i figli! Non ho capito, hai detto che mi ammazzi i figli? A me? Proprio a me! I Giacona, dopo questi fatti, furono accusati di omicidio plurimo, ma poi furono assolti per legittima difesa e la Mano Nera ne uscì con 4 membri di meno. Poveri Mano Nera, ma non preoccupatevi per loro, perché pochi anni dopo furono assorbiti dai Marcello, la prima famiglia mafiosa degli Stati Uniti. Questa però non fu la sola storia curiosa avvenuta a Beauregard Key House. Nel 1945 la casa fu acquistata dalla scrittrice Frances Parkinson Case, che mentre la faceva restaurare scoprì che era stata il luogo di nascita del famoso scacchista Paul Morphy. Affascinata dalla storia di questo ragazzino che aveva battuto importanti campioni fin dalla giovane età, la Frances studiò tutto ciò che trovò sul Morphy. E poi, visto che era una scrittrice, ci scrisse un romanzo. Solo che nel suo libro A Chess Player, A Novel of New Orleans and Paris, il Morphy non era solo uno scacchista, ma con la sua memoria fotografica era anche una spia a servizio degli Stati Confederati. Purtroppo questo libro non è stato edito in italiano, ma la trama sembra comunque particolarmente avvincente. Se poi voleste visitare la tomba di Morphy, vi basterà dirigervi al cimitero di St. Louis numero 1, lo stesso dove si trova la piramide. A New Orleans c'è una piramide? Certo, è la tomba di Nicolas Cage, a forma di piramide. Ma Nicola Gabbia è vivo, perché ha una tomba? Devi sapere che ha comprato 2 lotti in questo cimitero e poi l'ha fatta costruire. Ma quando gli chiedono il perché, lui non risponde. Fammi indovinare, ci sono teorie del complotto su questa piramide? Ovviamente! Alcuni dicono che Nicola Gabbia appartenga alla società segreta degli Illuminati. Sarebbe più realistico pensare che l'abbia costruita come pubblicità per i film della serie National Treasure, no? Sì, ma quella non è una teoria divertente. Ce n'è un'altra che riguarda certi dipinti in epoche diverse che assomigliano al Nicola. Certo! E ovviamente è un vampiro immortale. Vampiro non lo so, ma dicono che è immortale e un giorno rigenererà il suo corpo all'interno di questa piramide. E come no? E per ultima c'è la mia preferita, quella che lo vuole colpito da una maledizione. Penso che mi comprerò la Lowry Mansion, perché anche se costa tantissimo, io ho un sacco di soldi. Tu, misero muncolo, hai osato comprare la mia dimora e ora io ti maledico! Oh no, i miei film non incassano più nulla. Sarà colpa della maledizione. Ma io ti combatterò. Costruirò una piramide vicino alla tomba di Marie Laveau e lei ti sconfiggerà. Marie Laveau, per chi non lo sapesse, era una donna nata a New Orleans nel 1804, che durante la sua vita guadagnò un nutrito seguito di fedeli che la credevano una potente voodooista. Di certo sappiamo che era un erborista e una guaritrice, ma dava anche ai suoi clienti dei grigri, che sono degli amuleti che potevano proteggerli da tutta una serie di cose. Gli scettici, però, sostengono che il suo vero potere fosse quello di essere un'abile parrucchiera che veniva a conoscenza di tutti i segreti delle sue ricche clienti perché, sai, no, dalla parrucchiera si spettegola, si dicono cose. Io però non sono uno scettico.
Se l'avessi saputo prima, sarei andato sulla sua tomba, gli avrei disegnato sopra 3X, avrei girato 3 volte su me stesso, bussato alla lapide e gridato il mio desiderio. E sono certo che lei mi avrebbe esaudito. Ma poi, se ti avesse esaudito, avremmo dovuto tornare a New Orleans per portare un'offerta sulla sua tomba e segnare un cerchio intorno alle X per far sapere a tutti che la sua magia funziona ancora. Sarebbe un po' scomodo, anche perché ormai è possibile accedere al cimitero solo con i tour guidati, visto che negli anni la tomba è stata spesso vandalizzata. Insieme a lei è stata sepolta anche sua figlia, Marie Laveau II. Fantasia, Si dice che questa Maria II, durante la vigilia di San Giovanni, abbia organizzato un rito nelle paludi del Bayou che attirò ben 12.000 persone. Non mi sembra strano. A Parma, per la vigilia di San Giovanni, basta il pensiero di mangiare i tortelli d'erbetta per attirare fuori casa molte più persone. E siamo giunti alla fine di questo video. Ma manca ancora qualcosa. Il Bayou. E ci dispiace davvero tanto di non essere riusciti a visitare le paludi in cui Marie II eseguiva i suoi rituali voodoo. Amore, purtroppo avevamo esaurito il nostro limite massimo di incontri ravvicinati con l'alligatore disponibile all'interno della stessa vacanza nelle Everglades. Che peccato! Ma la voglia di voodoo era comunque potente in noi. Quindi abbiamo cercato su Google dove si trovasse il Marie Laveau Museum, scoprendo col nostro disappunto che era al centro di Bourbon Street. E noi durante la prima serata avevamo sviluppato un'allergia a Bourbon Street, quindi non potevamo andarci. Tuttavia abbiamo trovato una valida alternativa. Poco distante, ma sempre all'interno del quartiere francese, c'è il New Orleans Historical Voodoo Museum. E ci siamo andati. Avete visto alcuni estratti all'interno del video. Il museo è piccolo, pieno di cose un po' pacchiane, però interessanti. E ha anche tante didascalie per spiegare vari aspetti del voodoo. Noi in definitiva ve lo consigliamo. E la mamma voodoo all'ingresso è fantastica. Ti fa entrare subito nell'atmosfera tra il magico e il cacciarone. Sì, un po' è vero. Comunque, anche per questa settimana è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto e nel caso magari lasciateci un commento e un mi piace. Poi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per restare aggiornati sui nostri prossimi video e se avete ancora tempo date un'occhiata anche al blog e ai social. Ciao!